L'imperatore Adriano regnò dal 117 al 138 d.C. Adriano era noto per la sua personalità complessa, la sua passione per la poesia e le arti in generale, e la sua profonda ammirazione per la filosofia e la cultura greca. Adriano era noto per i suoi discorsi in pubblico e alcuni storici lo considerano uno degli uomini più talentuosi della storia romana. Adriano nacque il 24 gennaio 76 d.C. a Italica, una colonia romana dell'Ispania Baetica, l'attuale regione spagnola dell'Andalusia. La famiglia di Adriano diede origine a diversi soldati che ebbero una rinomata carriera militare. Anche il padre di Adriano era un importante soldato e fornì una buona educazione al figlio. Tuttavia, quando Adriano aveva solo 10 anni, suo padre morì. Secondo una tradizione romana, che prevedeva la nomina di un tutore maschile alla morte del padre di un bambino, il cugino del padre di Adriano fu scelto per questo compito. Il nome del nuovo tutore di Adriano era Traiano, che in seguito divenne uno dei principali imperatori romani. Adriano fu istruito in varie materie comuni ai giovani aristocratici dell'epoca. Era così appassionato di letteratura greca che fu soprannominato Piccolo Greco. Appena maggiorenne, Adriano accompagnò Traiano nelle sue campagne militari. I primi anni di Adriano nell'esercito non furono significativi, poiché il giovane amava condurre una vita con poche responsabilità, preferendo andare a caccia o godere di altri lussi della vita civile. Durante il secondo mandato di Adriano come tribuno, il fragile anziano imperatore regnante Nerva adottò Traiano come suo erede. Quando Nerva morì nel 98, Adriano si affrettò a comunicare personalmente a Traiano la notizia della sua nuova carica di imperatore. In questo modo Adriano riuscì ad avvicinare ulteriormente Traiano, cosa che avrebbe portato buoni frutti per tutta la sua vita. Traiano trascorse la maggior parte del suo regno combattendo in guerre straniere, pertanto la moglie Pompeia Plotina ebbe un ruolo importante nell'amministrazione dell'impero. Plotina, che non aveva figli, aveva sviluppato un affetto per Adriano, trattandolo come parte della famiglia. Nel 114 d.C. Adriano occupava una posizione chiave, come governatore dell'importante provincia militare della Siria. Non c'è dubbio che Adriano avesse uno status rilevante durante il regno di Traiano. Tuttavia, non c'erano segni immediati che potesse diventare l'erede imperiale. Quando Traiano morì nel 117, lasciò una lettera in cui nominava Adriano come prossimo imperatore di Roma. Molti senatori erano contrari al mantenimento della carica da parte di Adriano. Sostenevano che la vedova di Traiano, Pompeia Plotina, avesse falsificato la lettera per cercare di mantenere il potere, magari governando attraverso Adriano. I senatori si opponevano anche all'idea di avere un uomo con un accento straniero al governo dell'impero, dato che Adriano conservava l'accento della sua patria, la Spagna. Adriano fu spinto da Plotina a sposare la giovane Vibia Sabina. Il matrimonio ebbe luogo per ragioni puramente politiche, poiché Sabina non sembrava gradire il matrimonio fin dall'inizio, e Adriano preferiva la compagnia degli uomini. Sebbene il loro matrimonio non possa essere considerato un successo, il suo regno fu a dir poco spettacolare. Quando assunse il potere, Adriano ordinò immediatamente la distribuzione di denaro al popolo di Roma, garantendo a tutti i soldati un bonus extra. Inoltre, cancellò i debiti di tutti coloro che avevano preso in prestito denaro dalla tesoreria imperiale. Adriano credeva anche che fosse importante essere modesti. Ad esempio, quando partecipava alle campagne militari, mangiava lo stesso cibo dei suoi soldati, dormiva in tende comuni e marciava con loro invece che a cavallo. Sebbene Adriano fosse un poeta o musicista di talento, raramente mostrava le sue doti in pubblico. Adriano fu anche uno degli architetti più creativi che siano mai venuti al mondo, tuttavia rifiutò di accettare il merito di molte delle sue opere. Solo negli ultimi anni, gli storici hanno scoperto che Adriano era responsabile del Pantheon, uno degli edifici più importanti nello sviluppo dell'architettura mondiale. Adriano era un uomo con la passione per i viaggi e mirava a visitare personalmente le molte terre e i popoli del suo impero. Questi viaggi di ampio respiro iniziarono con una visita in Gallia nel 121 e si conclusero 10 anni dopo, al suo ritorno a Roma nel 131 d.C. Nessun altro imperatore vide così tanto del proprio impero come Adriano. Dall'estremo ovest della Spagna all'estremo est della provincia turca del Ponto, dall'estremo nord della Britannia all'estremo sud del deserto del Sahara in Libia, Adriano vide un po' di tutto. Questi viaggi non erano semplici escursioni. Adriano cercò di raccogliere informazioni sui vari problemi delle province. I progetti edilizi di Adriano sono forse il suo lascito più duraturo. Ordinò la costruzione di un lungo muro difensivo in Britannia per prevenire l'invasione dei Pitti dal nord. Questa struttura è il famoso Vallo di Adriano, nel nord della Britannia, e alcune sue parti sono ancora in piedi. Adriano fondò città, costruì monumenti,
migliorò le strade e rafforzò le infrastrutture delle province della penisola balcanica, dell'Egitto, dell'Asia Minore, del Nord Africa e della Grecia. Il regno di Adriano fu caratterizzato dall'assenza di grandi conflitti militari. La guerra con la Partia, intorno al 121, fu sfiorata, ma la minaccia fu sventata quando Adriano negoziò la pace. In Giudea, le persecuzioni anti-ebraiche di Adriano portarono alla grande rivolta ebraica tra il 132 e il 135 d.C. La repressione della rivolta ebraica portò al decreto di Adriano, che vietava agli ebrei di vivere in Palestina, il cui nome fu cambiato in Siria-Palestina. Gerusalemme fu distrutta e ricostruita come città pagana. Il matrimonio di Adriano con Sabina non produsse figli. All'età di 60 anni, Adriano non godeva di buona salute. Sapendo che la morte era vicina, Adriano cercò un erede. Scelse Antonino Pio, un senatore molto rispettato, a patto che Antonino, anche egli senza figli, adottasse il giovane e promettente nipote di Adriano, Marco Aurelio. Quest'ultimo sarebbe diventato uno dei più importanti imperatori romani. Dopo mesi di agonia, Adriano, vittima della malattia, morì all'età di 62 anni, il 10 luglio 138 d.C. I suoi resti furono trasportati a Roma e sepolti negli orti Domitie, vicino al suo mausoleo quasi completato. Dopo il completamento della tomba di Adriano a Roma nel 139, il suo corpo fu cremato e le sue ceneri furono poste accanto a quella della moglie Bibia Sabina. Si concludeva così la vita dell'imperatore Adriano, ammirato da molti dei suoi sudditi contemporanei, che aveva lasciato una preziosa eredità nella storia romana.